Taranto Concerto di Natale, una iniziativa fortemente voluta e portata avanti dall'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Beh, un messaggio forte alla città, un concerto interpretato da tarantini, una Taranto che vuol dire ci siamo nonostante tutti i problemi e vuole gioire e vuole far sentire la propria voce attraverso musica di qualità. Assolutamente sì, è un evento che ho voluto, è un modo per fare gli auguri alla mia città con dei talenti nostri. Francesco è un tarantino, si è formato qui, è conosciuto da tutte le parti, però un concerto di Natale credo che non aveva mai fatto. L'assessore Lupo gliel'ha promesso ad agosto, siamo riusciti a mantenere la promessa e Luigi ripeterà il concerto perché Francesco ha voluto regalarci un doppio concerto stanotte alle 23:30 proprio per la nascita di Gesù Bambino. Avvocato Lupo, è anche l'occasione per rivolgere un messaggio di auguri ai concittadini. Assolutamente sì, auguro soprattutto un Natale sereno, che quest'anno si sta anche chiudendo, con meno conflittualità mi auguro, e che i toni calino un po' anche in politica, visto l'approssimarsi delle elezioni e vedo che i toni ogni tanto si alzano e sconfinano. Un messaggio d'auguri veramente a tutti i miei concittadini e un bacio a tutti i bambini di questa città. Francesco Greco e i suoi virtuosismi. Oggi il giorno più bello dell'anno, la vigilia di Natale, grande regalo. Ce l'abbiamo fatta, una grandissima dottoressa Gina Lupo che ha fatto una promessa e ci siamo riusciti. Questa è la cosa più bella, è da dire che siamo un gruppo, l'ensemble, tutti i tarantini, finalmente qualcosa di Taranto a Taranto. È bello vedere che ci sono queste professionalità, questi virtuosi che non fanno la valigia, non prendono l'aereo e vanno chissà dove, ma dicono vogliamo migliorare Taranto attraverso il nostro apporto qui a Taranto. Assolutamente sì. Rimaniamo qui, facciamo, si fa, portiamo avanti un progetto basato sul violino, la conoscenza del violino in un modo diverso, qualcosa di rocker, però vediamo alla cittadinanza che ha bisogno, la musica fa bene a tutti, grazie assessore Lupo, grazie a te grande grazie. Amico della musica. Venite tutti stasera alle 23:30 perché vi sarà questo magnifico concerto, grazie. Buon Natale a tutti. Bye.